voglio provare a ricreare un make-up che ho visto da una portoricana su YouTube l'altro giorno. Dunque, lei diceva che aveva il viso umettato. Io mi sono appena lavata la faccia, premetto che mi ero fatta il trattamento con la Tripolar. Sono passate circa 3 ore e avevo già messo una crema, la crema della seconda fase, quindi adesso procederò a mettermi ancora la faccia umettata, cioè mi sono rilavata il viso, mi metto questo prodotto che è una base matte di Kiko. Dopo quello che metto io sui miei occhi è una Sisley concealer, eye concealer la numero 1. Sembra che funzioni bene per quanto riguarda la texture della mia pelle. Io ho anche un altro concealer che metto, che vorrei usare oggi. Metto un po' più scuro qui nella parte bassa delle occhiaie. Io uso 2 prodotti, la Revlon Nearly Naked, questo è un colore molto scuro, vediamo se riesco a leggere il nome, c'è scritto 220 Natural Tan, e poi uso anche uno Chanel. Che è una cipria Stay Beige Matte Sheer, la numero 8 di Clinique. Uso la spugnetta e la passo su tutto il viso. Dunque, io adesso userò una matita che è una matita di Lancôme numero 2. Dunque, questa matita la passerò, ma cerco di... questo specchio mi dà un po' fastidio. Poi io non la metto dentro, nella parte sotto, la faccio andare al lato. La faccio arrivare al lato e insisto un pochino da questa parte. Stessa cosa. Qui. Ho deciso di usare questo ombretto che è una palette della Kiko che ho comprato. Sono questi, io userò solo questo qui, il più forte. Ma cercherò di farvi vedere come lo metto. Allora, io adesso userò la terra sulla mia palpebra superiore. Farò un po' di contouring con lo stesso qui in questa parte qui. Metto un po' di mascara. Ecco fatto. Adesso metto un po' di... non so se si riesce a vedere bene il mio trucco negli occhi. Il rossetto è un numero 15, un rossetto molto vecchio della Deborah. Il rossetto a me piace metterlo con il pennellino. Io uso un pennellino, una lingua di gatto. E poi ho usato una matita, c'è scritto Dolly, non riesco più a vedere, è il numero Lip Pencil 27. Applicazioni. Questo trucco, diciamo, non prende tanto tempo, circa 10 minuti, io non so. Il mio dispositivo, quindi il dispositivo che ho comprato della Tripolar, ha migliorato sicuramente l'aspetto della mia pelle, anche il mio contorno occhi lo trovo più luminoso, e questo è il risultato finale del trucco che ho appena fatto, senza tante pretese. A questo punto io sono pronta per uscire, devo soltanto mettermi un po' di... indosso soltanto degli orecchini che ho comprato da Mango, e credo che... non mi ricordo se li ho comprati online o se invece li ho
ho presi in negozio, ma hanno dei colori stupendi. Grazie a tutti per aver guardato il video, spero di avervi intrattenuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!